È nato a Viareggio nel 1928 e pur vivendo molto a Roma, con la sua terra ha mantenuto sempre legami molto stretti. Per questo, a 10 anni dalla sua scomparsa, Provincia e Comune di Lucca, insieme alla Fondazione Banca del Monte, hanno deciso di ricordare Cesare Garboli, critico letterario, saggista e giornalista che ha segnato una pagina importante della storia letteraria italiana, con un convegno che si terrà il prossimo 17 maggio in Sala De Mollo a Palazzo Ducale. La presentazione dell'evento si è tenuta nella Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti, con la partecipazione in collegamento audio del recente premio Oscar Tony Servillo. Straordinario uomo di teatro, straordinario realizzatore di copioni in italiano. Cioè, noi abbiamo avuto, io la mia compagnia, il privilegio di poter recitare Molière, Marivaux in un italiano inventato da Garboli, cioè che ci consegnava, e si sa quanto è difficile trasportare con naturalezza in una lingua propria un capolavoro scritto in un'altra lingua. Bene, Garboli non faceva delle traduzioni letterarie, consegnava agli attori dei copioni nuovi che avevano tutta la vita, tutta la forza, tutto il magnetismo, tutta la capacità di comunicazione dell'originale. Il 17 maggio saranno presenti anche grandi nomi della cultura italiana, tra questi l'attore e regista teatrale Carlo Cecchi, Salvatore Settis, uno dei maggiori esperti di storia dell'arte, Laura Desideri, responsabile della biblioteca del gabinetto di Vissot, la scrittrice e compagna di Cesare Rosetta Loi.